oggi, passati 47 anni, mi sembra un sogno. Mi sembra un sogno e anche bello. Dentro nel trone vedere i fantini vecchi, Aceto, Anapino, Bazza, Tristezza, sbiancare nell'attesa. Ma al momento che entra la guardia e ti dice a cavallo, cambia tutto. A prendere il nervo in mano per me è come aver preso il rasoio dalla parte che taglia. Arrivi davanti a una comparsa che alzi il nervo e lì veramente stai andando in cielo. Bello, bello, bello. Ha un'emozione di montare a cavallo, di essere padrone del cavallo, che poi non è vero, il padrone è il cavallo. Toccò Selvaggia sempre alla Chiocciola e ci avevano Canapetta. Allora lavoravo da Piero in calzoleria alla rosticceria, andarono da Piero e dice ce lo dai il ragazzo stasera per provare, venite a prenderlo dopo alle 4 quando è finito il servizio perché ora c'ha da lavorare. E infatti alle 4 vennero a prendermi e mi portarono giù alla stalla. E c'era ragazzi fanno, dice ma stasera si sa chi ci monta. Scappa uno, dice ma ci montano un ragazzo. Ah sì, sai si fa, dice. Si picchia subito stasera, se almeno verrai non ci monta. Il mio babbo è un cuoco, non chiamatelo chef perché si arrabbia e vi dice gli chef sono i francesi, noi siamo italiani. Da bambino lo vedevo nella sua divisa con i pantaloni a quadretti, la giacca bianca e il cappello, come una sorta di supereroe, un mito da imitare. Lui rimane solo dentro la sua cucina a controllare che tutto sia in ordine, ad aggiungere un po' di sale nel ragù oppure a far ritirare il vino nel coniglio. Da solo, senza che nessuno lo disturbi, come un artista davanti alla sua tela. La domanda che mi fa la gente che cosa succede in cucina. Con i camerieri siamo il cane e il gatto, infatti il cliente questo non lo sente, non se l'accorge, il cameriere viene in cucina quando ti dice il signore la vuole così e va in domo, gliela fai volentieri, però il cameriere e prende quel baffa. Sono cose che io vedo in un modo, lui vede in un altro, in fondo abbiamo ragione tutte e due, o se ha ragione uno ha ragione l'altro, nessuno dei due cede. Ci vuole una dose di nervosismo. È come quando il fantino in Piazza del Campo, prima di entrare fra canapi, se te il cuoco lo tieni calmo sotto e sopra, può fare un piatto due, te lo fa bello, tranquillo. Ma quando deve far sortire piatti veloci e quantità, bisogna entrare in quel nervosismo, se no non si cucina.